Bentornati su Mario Paziotto. Beh, oggi farò l'ultima. No, anzi, faremo insieme a voi, anche se sto giocando insieme a voi, l'ultima parte dell'Arena Gara Stellare. E si è vinto anche la quarta gara, incredibile. Ultimo sforzo, tra poco inizierà l'ultima gara. Riuscire con questi superstar non sarà facile, però chiunque affronterai non ti lascerà vincere facilmente. La prossima sfida sarà Daisy contro Mario. Nuova gara, nuovo tabellone, due magnanti, una città da conquistare. Sì, Joe, sarà una gara particolare. Che ci credete o no, l'ultima sfida dovete comprare degli immobili. Bene, per l'ultima volta tutti in coro, che vince la gara stellare. Visto perché hai detto l'ultima parte della gara stellare. Più crudele dei pirati, più spaventosi i fantasmi, più veloce il treno in corsa. È il business del mattone, diventate magnanti, il mattone della città a 5 stelle occupa, comprai tutta la città. Volete un forse segretissimo su questo tabellone? Sì. In questa gara vince chi prima ottiene 4 stelle, vi spiego come si prendono. Quando passate davanti a un hotel, potete investire i vostri toni dandoli al Koopa d'ingresso. Chi investe più gettoni in un hotel ne diventa proprietario e ne ottiene una stella. E qui viene il bello, già, perché questo business è spietato, potete ruarvi gli hotel a vicenda. Per rubare un hotel basta investirvi più gettoni rispetto al proprietario. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Ma non finisce qui, se il totale degli investimenti supera una certa somma, tipo 20 gettoni, l'hotel crescerà di livello, un hotel a una stella diventerà un hotel a due stelle, chi ne beneficerà solo il proprietario. E così, è così che si guadagnano le stelle, qui investendo 100 gettoni si può rendere un hotel a 3 stelle impossibile da rubare. Chiaro? Prendere, rubare, fare chi prima prende 4 stelle vince. Vediamo che aprire le danze. 4 stelle. Allora, un modo per vincere facilmente sarebbe prima far arrivare un hotel a 3 stelle. Poi investire un altro e già fatto 4 stelle. Dov'è l'hotel più vicino? È qui. E potrebbe essere tuo per un solo gettone, che affarone. Che è la quinta gara all'inizio. Caramella tre dati. Benvenuto Racy, questo hotel potrebbe essere tuo con investimenti di un gettone, vuoi investire in questo hotel? Ti do tutti i miei gettoni, amico. Adesso questo hotel appartiene a Daisy. Hai preso una stella. Daisy è a 3 stelle dalla vittoria. Continua così.
Caramella pulita. Del benvenuto Mario. Questo hotel potrebbe essere tu con 11 gettoni. Costella appartiene ancora a Daisy. Caramella te dati subito. Il motivo lo scoprirete adesso. Ecco perché. Ti interessa che me la degno di un vero magnate del mattone? No, grazie. Ti ero venuto dei sì. No, ti darò sempre tutti i miei gettoni. Questa stella appartiene a Daisy. Ora ho due stelle. Daisy ha due stelle da vittoria. Continua così. E qua. Il terzo canale? No. Mi gioco premio per Daisy. In bocca al lupo. Frutta e stagione. Ah, e vai. Sono bravo con i giochi di memoria, ecco. Mela, banana, uva, ciliegia, arancia. Complimenti Daisy, hai stravinto, tira la freccetta. Dieci gettoni. Gioca questo mi gioco un'altra volta. Un gioco duello, ora si fa sul serio. Provate a giocarvi con la creditore in un minigioco duello. Per prima volta è uscita la legge in fretta. Bene, giriamo la ruota dei minigiochi. Ti prego il mio gioco preferito, ti prego il mio gioco preferito. Ti prego il mio minigioco preferito, ti prego il mio minigioco preferito. Ti prego, ti prego. Mannaggia, occhio per occhio. Finché non arriverà non vi dirò qual è il mio gioco preferito. Occhio per occhio.